Willy, non era meglio il cimitero? Buongiorno. Buongiorno, dormito come un sasso morto. Siamo usciti dalla questa guest house, si chiamava House Maggie, che sta un po' fuori Cambassi. Ricominciamo il cammino. Ciao Cambassi! Iniziamo ufficialmente la seconda tappa che va da Cambassi Terme a San Gimignano e comincio proprio attraversando l'antica via del paese di Cambassi. Il centro storico di Cambassi è veramente carino. Appena partiti c'è il sole e piove. Buongiorno mondo! Willy, non era meglio il cimitero? Almeno avevamo un tetto sulla testa, quello sì. Vabbè, però fa molto wild, fa molto adventure. Beh, poi posto bellissimo. Questa radura qui è una ficata pazzesca. Posto il bosco delle fate. Vedi quella casa laggiù in fondo? Noi eravamo là. Quello che abbiamo visto è una specie di monumento commemorativo dei 500 anni dal passaggio delle prime guardie svizzere che dalla Svizzera si recarono verso Roma su richiesta del Papa. Fecero proprio questo percorso, quindi l'antica via Francigena. Abbiamo oltrepassato l'ottavo chilometro e fino a questo momento non abbiamo mai trovato un rifornimento d'acqua e tra l'altro abbiamo passato tantissimi poderi privati, agriturismi e nessuno di questi ha pensato a mettere una fontanella, non vi dico gratis, ma anche proprio per attirare i clienti dentro, no? Che dovrebbe essere l'ABC, insomma, un po' del marketing. Io ti do un prodotto civetta come l'acqua, che alla fine quanto mai costerà, e tu entri e poi magari di sicuro dopo che ti sei già fatto 5 km ti compri il cioccolatino, ti bevi il caffè, eccetera eccetera. E invece qui no, e questo è un po' tipico della mentalità toscana, un po' sempre un po' chiusa, sempre un po' tu vuoi qualcosa, tu lo paghi, sennò tu t'arrangi. E infatti poi si fanno una specie d'autogol, perché in tutti questi posti che noi abbiamo incontrato saremmo entrati se ci fosse stato un qualsiasi tipo di welcoming al pellegrino. Comunque dal punto di vista tecnico della camminata è importante saperla questa cosa, perché vuol dire che a Cambassi devi fare un'abbondante scorta d'acqua. Giunto quello che sembra un monastero, finalmente abbiamo trovato una fontana d'acqua. Cazzo, non va? 9 km e passa, l'unico, il primo punto acqua, niente, non va. A 11 km sarebbe punto rifornimento acqua, ma chiusa. Se la vi. Di fontane ce ne sono diverse, ma sono tutte chiuse perché sicuramente sono di proprietà privata e non danno la possibilità ai pellegrini di accedervi. Se un giorno diventerò ricco, compro uno di questi borghi e lo trasformo in un centro gratuito per pellegrini, ve lo giuro. Alla faccia dei tirchi.
E finalmente raggiunto questo monastero, sembra che abbiamo trovato un punto di rifornimento acqua. Va, poco ma va. Alleluia, alleluia. Cos'altro potete in questo momento? Devo il sale questo, maremma puttana. Eccolo, ti presento San Gimignano. Entriamo nella porta di San Gimignano. Che bella. Ci sono venuto un sacco di volte, chiaramente a fare le gite domenicali, ma a piedi non c'ero veramente mai venuto. Ed è un po' come se ci venissi per la prima volta, perché raggiungerla così ha tutta un'altra emozione, ha un altro significato, ha un altro valore ed è bellissima. Ed eccola qua, San Gimignano, uno dei centri storici e turistici più importanti della Toscana. Dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è conosciuta anche come la Manhattan del Medioevo, grazie alle sue 14 torri, un tempo ben 72. Ebbe il suo antico sviluppo anche grazie alla Via Francigena ed oggi è uno dei borghi meglio conservati d'Europa. Ma non tutti sanno che la San Gimignano che vediamo oggi è in pratica una ricostruzione dell'originale. Tale restauro viene finanziato dal Granduca di Toscana, che nell'Ottocento commissiona all'architetto tedesco von Klenze i lavori per riportarla all'antico splendore medievale. È famosa anche per la produzione di zafferano e per la vernaccia di San Gimignano, un pregiato vino bianco, con la quale in Toscana ci si raccatta grossa. Ed ora era giusto godersi un po' di relax qua, sotto questi meravigliosi loggiati di San Gimignano. Poi dovremo fare altri circa 2 chilometri per raggiungere il campeggio dove dormiremo questa sera e credo di farvi vedere. Sì, penso di sì. Nota tecnica per i camminatori: qui a San Gimignano, alla fine del paese, si trova la COP, anzi tecnicamente superato il paese, la cittadina. Una volta usciti dalle mura si scende delle scalette seguendo sempre per la via Francigena e sulla destra si trova la COP, che è comoda per fare la spesa. In questo camping per 20 euro a notte a testa, con le credenziali, si può affittare un bungalow. Ah dai, 3 posti letto! È un mini hotel! Figherrimo! Frigo, così ci possiamo mettere dentro le cose che abbiamo potuto mangiare. Bagno carino. Il bagno, piccolo, ma c'è anche la doccia. C'è tutto, c'è anche l'armadio. Non ci pagano per raccontarvi questo, lo facciamo semplicemente per questioni di servizio e per fare un favore a chi si troverà come noi sulla Francigena. Una nota forse dolente, forse no, è che questo campeggio si trova un chilometro e 8-2 dal centro di San Gimignano. Però c'è l'autobus. Vorrei. Però intanto c'è l'autobus dalle mura di San Gimignano che ti porta qua se uno non vuole più camminare, e poi la cosa positiva è che il giorno dopo ti trovi 2 chilometri in meno da fare da San Gimignano, perché qui siamo comunque sulla Francigena, quindi domani usciamo, giriamo a sinistra e continuiamo in direzione Monteriggioni, anche se noi faremo una tappa differente. E detto questo, adesso ragazzi scusate ma è l'ora di scaricare gli zaini e andare a dormire, perché non si può veramente più. È anche l'ora della birra. È anche l'ora della birra, ragazzi, ci vediamo domani, ciao! Ma uno può pisciare seduto. Però quando metti il bollino nella parte, mettilo grosso. Questa scena l'ho già vista, mi ricorda qualcosa. Dove sta taglia?